Buonasera a tutti, sono Vincenzo Scognamiglio, Director di Startup Grind Napoli, e oggi, prima di introdurre gli ospiti della serata, brevemente spiegherei cos'è Startup Grind. E innanzitutto sono felice di avervi qui per il primo corso sulla carbonara, che è qualcosa di serio, no? Io il vostro video lo faccio vedere in giro per il mondo a chiunque. Però è qualcosa di serio, perché a me mi è successo quando stavo in Inghilterra di avere il coinquilino che mi fa questa domanda, mi fa: perché la carbonara mi esce grigia? Faccio: come la fai carbonara? E lui mi dice: vabbè, prendo il bacon, lo faccio a dadini e lo sfrigo. Fino a che il bacon ci può stare, perché vai a spiegare il guanciale all'inglese. Poi fa: vabbè, metto l'acqua con la pasta, poi dopo prendo i funghi e li aggiungo al bacon prima di metterli nell'uovo. E là dico: ma i funghi da dove cavolo li hai presi, insomma? Quindi ci mettono panna, funghi, qualsiasi cosa, quindi complimenti. A parte gli scherzi, Startup Grind non facciamo corsi di cucina, almeno non ancora, ma è la community più grande al mondo di imprenditori e innovatori. È presente in 400 città nel mondo, in 120 paesi, con un network di 1 milione di imprenditori. In Italia proprio questo mese stanno aprendo Andrea, che... dove è Andrea? Ah, Andrea, mi correggimi se sbaglio, sono attivi anche adesso Rimini, o a luglio Rimini e Foligno, Bologna anche, e quindi siamo già oltre le 10 città in Italia dove ogni mese... probabilmente Caserta, beh, dove praticamente ogni mese si cerca di fare un appuntamento dove si crea questo aperitivo con dei contenuti per connettere e ispirare la community. In che valori crede Startup Grind? In quello di dare prima di ricevere, in quello di aiutare gli altri e di fare amici più che contatti business. Ecco perché le facce che vedo spesso qua ogni mese sono veri e propri amici e non semplici contatti. Startup Grind è presente a Napoli dal novembre 2016, quando Andrea Varriale ha portato il chapter a Napoli. Da allora 11 eventi in 11 mesi con 11 speaker. I nostri speaker in passato, abbiamo avuto speaker internazionali come Michael Grabham, che è il CEO di PackageGuard, ma ha fatto anche altre 3 startup, una è fallita, altre 3 ha fatto dell'exit, buon per lui. Stefano Pepe dalla California, dalla Silicon Valley, con la sua unique ID di blockchain. Mary Francese, napoletanissima, con la sua Neuron Guard, la startup che salva le vite. E l'ultimo mese abbiamo avuto Marianna Poletti, CEO e founder di Just Knock, la piattaforma di digital recruiting. Questi sono gli sponsor che rendono possibile i nostri appuntamenti. A livello globale ci supportano Google for Entrepreneurs e la NBC Comcast. E a livello locale siamo felici di essere per la seconda volta consecutiva negli spazi Regus. Abbiamo altri partner come Ponyu, che oggi sponsorizza il catering, e WeStart Social Media Day. Infatti ci saranno delle novità, delle sorprese per chi volesse partecipare all'evento digital di Milano del Mashable Social Media Day, così come Campus Party, Card e l'associazione Impact. Questi sono i nostri contatti social per cercarci, restare aggiornati sugli eventi e sugli appuntamenti in città e non solo. E gli hashtag di oggi. Cosa più importante, quello che facciamo è 100% volontario. Adesso, per chi vuole, non siete obbligati, ma ovviamente deve essere un piacere, avete 10 secondi per dire chi siete, se è magari la prima volta che siete qui con noi questa sera. Partite voi o interrogo io? Vai. Allora, io sono Pino Coletti, sono CEO e co-founder di Atentico, una startup napoletana. Quella dello scan. Lo scan del prodotto, vedete, se è Made in Italy, originale Made in Italy. Oggi siamo appena riprendendo quello che tu hai fatto. Oggi abbiamo fatto questa locandina. Cioè, inseriamo tutti quelli. Partito, aspetta. Perfetto, questa è fantastica. Cioè, inseriamo tutti quelli che mettono la pancetta nella carbonara invece del guanciale. E i funghi anche. Funghi. Cosa più importante, i funghi. E... devo interrogare io.
Allora interrogo, io mi diverto a interrogare. Punto. Tu, lo sai. Allora, sono Joyce Spagnolicchio, cofondatore della startup Jogos, che è il social marketplace dell'impresa italiana, e cofondatore anche di Carter, una startup che cerca insomma di. È una soluzione per scambiare e gestire i contatti, soprattutto nel mondo del business. Ok. Qualcun altro? Perfetto, allora chi non vuole parlare? Passiamo ad oggi, che per l'appuntamento numero 12 di Startup Grind Napoli abbiamo una realtà che conoscete tutti, non c'è bisogno di introduzione. Saremo con Alessio Strazzullo, founder e autore di Casa Surace, e Luca Persichetti, che collabora con Casa Surace in qualità poi di direttore marketing di Net Addiction, giusto? Giusto. Prego. Io, se posso, attacco subito il cellulare a caricare. Certo. Allora, benvenuti innanzitutto, io vi ringrazio tantissimo perché noi ci siamo sentiti un paio di mesi fa con Luca. Sì. Giusto, e così come gli raccontai quello che facciamo in città e raccontiamo di innovazione e di imprenditoria, Luca disse sì, organizziamo questo appuntamento perché senz'altro è qualcosa che ci fa piacere di collaborare con voi e voglio esserci in prima persona. Quindi ti ringrazio Luca che tu non sei di Napoli, sei sceso da Terni, dove sei? Terni, Umbria, ma in realtà gli ultimi 18 anni di fatto passati soprattutto a Milano, cioè business a Milano. Penso che lo sappiate quasi tutti qui dentro, se non lo sapete, adesso lo sapete. Una città che si è formato. Mi ha formato, mi ha forgiato, e quindi il business ai Melli è a Napoli. Adesso gli ultimi 3 anni sono a Napoli. Tra l'altro hanno usato una foto, mi sa, prima che arrivassi a Milano. Foto di repertorio. Foto di sì, 3 anni fa. 3 anni fa. Sì. Questa mi hanno girato, non è che l'ho presa. No, perché noto un cambiamento, diciamo, 3 anni fa, prima che non ci ero abbruzzato. Trovo peggiorato, ma è una brutta caduta proprio, nel senso. Questo è il loro moromonismo per cui ci convivo da 3 anni. Non so se vogliamo parlare di Casa Surace. Ma io farei fare un'introduzione ad Alessio e chiederei brevemente. Chi è Alessio Strazzullo? Perché giustamente magari qualcuno è venuto che si aspettava di trovare non so, Riccardo, Daniele con la carbonara e qualche altro attore, quindi mi dispiace, lui fa anche le comparse, ma dobbiamo accontentarci. Però cioè, poco, nel senso mi utilizzano poco perché effettivamente cioè, penso di essere un bel ragazzo, quindi rischio di mettere in difficoltà gli altri. Bucheresti lo schermo. Che sono carini, ma tutto sommato non è che sono. No, io faccio parte di uno di quei gruppi che, cioè faccio parte di un gruppo di Casa Surace che l'ha fondata e ci lavora tutti i giorni costantemente e che appare di meno ovviamente in video perché siamo impegnati a fare delle altre cose. Cioè, un po' la mente di Casa Surace. Sì, diciamo che il nucleo fondatore, Daniele ad esempio è uno di quelli che ha fatto il salto dall'altra parte della telecamera, nasce come uno degli autori. Poi ci siamo accorti che effettivamente c'erano delle possibilità per espandere il suo personaggio, per crearlo, e quindi insieme l'abbiamo. Io e Simone, che siamo gli altri due, diciamo che siamo da questo lato, lo guardiamo con grande invidia, arriverà anche il nostro momento di gloria. Cioè ci sarà a un certo punto il momento in cui passeremo anche lui dall'altra parte. E dicevo Alessio, raccontaci un po', beh. Chi sei? Io diciamo, sono un laureato in filologia moderna che per un periodo ha avuto a che fare con il mondo dello storytelling, delle start-up, e da appassionato di videomaking e di storytelling, appunto di racconto, di scrittura. E, con gli altri fondatori di Casa Surace eravamo amici da una vita, ma non riuscivamo ad incastrarci avendo tutti quanti fortunatamente un lavoro. E ad un certo punto ci siamo trovati nella condizione di poter semplicemente stare più tempo insieme, gli ho detto proviamoci per una volta a fare qualcosa insieme e abbiamo fondato Casa Surace, di fatto. Quando? 2015? Allora, tecnicamente la società nasce nell'aprile del 2015, però abbiamo cominciato i lavori prima di arrivare all'idea di fondare una SRL, prima di sapere che cosa fosse una SRL. Insomma, eravate un gruppo di ragazzi che si divertiva a fare video?
Sì, eravamo un po' più grandi di solito di quello che ci si aspetta, nel senso avevamo già 27-28 anni, noi parte appunto di fondatori, quindi sapevamo che in qualche modo avevamo un po' di tempo per verificare se il prodotto poteva funzionare e ci siamo dati dei tempi, insomma, abbiamo detto vediamo che succede. Quei tempi là li abbiamo rispettati, siamo stati fortunati perché ci è andato subito molto molto bene. Spiegaci come, perché magari c'è qualcuno che vuole farlo. L'ha detto, no? Fortuna. Fortuna? Oh, oddio. Solo nel senso che ti allora, metti la roba là e è modesto. Fortuna, fortuna nel senso che siamo capitati probabilmente in quel momento in cui c'era l'ultimo treno disponibile, se hai un prodotto che può funzionare, per viaggiare molto velocemente sui social. Ora ovviamente è molto più complicato rispetto a prima, cioè rispetto a quando abbiamo cominciato. È sempre come commercianti che avevamo prima negli anni 70, che era facilissimo, dicono quelli del 2018. Lui, però se entriamo qua dentro diciamo facciamo i modesti, ma non si può, diciamo. Scherzando. No, sto scherzando, è vero, è sempre complicato. Cioè loro hanno fatto, a mio avviso, un video. Qual è stato il primo video insomma che va lanciato? Allora, noi ne abbiamo fatto. Li ha conosciuto il web? Sì, in realtà ne abbiamo fatto uno che era musicale perché diciamo nel nostro gruppo comunque abbiamo sempre avuto un'attenzione alla parte musicale, che è una cosa che ogni tanto torna, quindi siamo quasi tutti ex musicisti e questa cosa della musica ogni tanto viene fuori. E abbiamo fatto un primo video, secondo me la maggior parte anche degli appartenenti di Casa Coraggio non se lo ricorda, che era su Sanremo, perché era febbraio 2015 e rivisitammo un po' tutte le canzoni di Sanremo in chiave social, perché quell'anno era l'anno appunto in cui si dibatteva tantissimo sul discorso tra i social, la vita comune, siamo tutti quanti con i cellulari in mano. E infatti dopo quella cosa lì abbiamo fatto un video che è partito da un'altra pagina, che ha rubato quel video, insomma la nostra pagina l'ha ricaricato, però il video era sulla Pasqua al tempo del social network, quindi c'era l'ultima cena con Gesù che veniva interrotto dal cellulare. Ci guardiamo nel repertorio, che squillavano continuamente. Quel video là ovviamente faceva riferimento a delle cose in quel momento che erano molto molto forti, e ci è stato rubato, all'inizio siamo incazzati, poi quando ha cominciato a fare con 5-6 milioni di visualizzazioni in due giorni abbiamo detto vabbè, tutto sommato non ci siamo più arrabbiati, è andata bene. E quindi con quel furto del video sulla pagina, quella pagina ha dato visibilità. Sì, quella pagina lì ci ha permesso di viaggiare un po' più velocemente. Cioè abbiamo fatto uno scarto che poi non è uno scarto eccezionale, siamo passati da 3.000 a 15.000 in due giorni, però quella cosa lì ci ha fatto credere di poter andare avanti, nel senso quello era il segnale che aspettavamo per dire ok, forse lo possiamo fare, e cioè, volevamo un risultato in quei 3-4 mesi che in cui siamo detti vediamo che succede. Naturalmente un video virale al secondo tentativo ti fa dire ok, possiamo. Come siete partiti? Già avevate attrezzature e tutto? Ma attrezzature in realtà minime. No, lei ride perché l'ho trascinata a comprare i costumi per quel video. Quindi c'era stato un investimento. Sì, i costumi, cioè pezze comprate all'IKEA, diciamo, quindi è stata una cosa molto molto così, molto, molto semplice. E, no, avevamo attrezzature minime, reflex, insomma, un cavalletto, poche luci, quindi niente di esorbitante. Cioè vorremmo farlo anche adesso un video virale. Quel video lì l'abbiamo girato con una macchina molto meno buona di questa, e quindi siamo partiti così, nel senso avevamo ovviamente Simone che è un altro dei fondatori, il regista aveva una strumentazione, io avevo un po' di strumentazione, avevamo un green screen, avevamo un salotto, e quindi abbiamo detto... Allora facciamo adesso un video virale, no? Sei d'accordo? Facciamo adesso a volo un video virale, no? Abbiamo qualcuno qui in mezzo che si occupa di startup, come chi ha una startup, chi segue startup dalla mattina alla sera, e io stesso lavoro in una startup e immagino un po' come potrebbe essere un video sulla startup. Dobbiamo prima parlare di budget. Di budget? Sì. Subito, dobbiamo vedere subito di budget. Subito, e qual è il budget? Cioè o meglio, parliamo. Qual è la richiesta? No, parliamo. Come andate a proporre un'offerta commerciale? Facciamo un drill, io puoi comprare un drill. Un esercizio. Parole usate, voi capite sì o no. Quindi è in diretta, un drill. Un drill. Sei tu che
stai cercando casa su Raci, che cosa hai bisogno? Cioè, no, ma io mi sto dando proprio la sceneggiatura, cioè quanto mi date? Cioè solo la porto a casa. Ah, ok. Non le facciamo le sceneggiature altrui, le scriviamo noi. Scrivete voi. Scriviamo tutto quanto. Quindi funziona così. Io che ho l'azienda dico... Tu sei un'azienda o sei un'agenzia, hai un'idea, vuoi usare Casa Surace, o perlomeno la storia di Casa Surace, che lo trovi aderente all'azienda, il tuo cliente o il proprio cliente, e quindi chiedi in qualche modo di interagire con l'arte di Casa Surace. Ok, per esempio voglio fare... Sono Startup Grind, Startup Grind globale, no? Sì. Quindi vivo in California, voglio fare questa cosa però. Raccontare le startup, quindi di così mi piacerebbe collaborare con voi. E quindi poi Casa Surace che si occupa di andare a pensare la sceneggiatura. Sì, io devo portare... attraverso un brief, lo chiamo così. Attraverso è sempre in gergo si chiamano asset, ma non so, intanto con dei punti focali che la tua azienda vuole comunicare. Cioè, quindi se la tua azienda vuole comunicare e farsi riconoscere nel paese o nel comune o quello dove vuole farsi conoscere, te mi dai questi punti focali per farti riconoscere e noi attraverso quei punti focali costruiamo uno storytelling. Lo storytelling che costruiamo differentemente da quello che fanno, che facevano diciamo il cinema con i product placement o altri nostri competitor, noi trattiamo l'argomento in modo un po' diverso, cioè cerchiamo di prendere il cliente, dargli un ruolo all'interno della storia e gli facciamo creare anche l'effetto all'interno della storia. Questo è il nostro intento, delle volte ci riusciamo, delle volte non ci riusciamo, però insomma generalmente l'intento è questo. Quindi all'interno di storie che comunque loro avrebbero raccontato, facciamo venire a te. Ne vediamo uno e sì, ce lo raccontate, ce lo sì, spiegate. Va bene? Quanto a questi? Disney. È il mio favorito. Disney. All'inglese. Poi il film è fantastico. Quello non l'abbiamo messo tra le scelte. Ma quando secondo me l'hai visto, è sbuttato. Cioè, là è stato un momento di genialità. Sotto, no, guarda, sì. Quello lì. Quello giù. Cioè, al minimo sul sì, esatto. Vai. Ciao, Ben! Specchio, specchio, chi è il più bello di te? Gli
milanese, perché tutto si è fatto troppa sic, troppa scivola. Una bella frutta di macaroni, faccia prendi che mi dà la bussoia a nord, io rifletto. Lovers, quindi pubblico che comunque è appassionato del sud, non lo chiedere perché, quindi c'è una ragione che io in tanti casi non chiedo la motivazione, quindi per quello ho scelto Casa Sonace. Abbiamo fatto una prima stesura di idee che spesso ce le modificano fino a giungere a quel risultato che hai visto dopo varie modifiche. Quindi adesso ho fatto un po' una sintesi, però insomma funziona così. Tutto questo dura un paio di mesi, il contratto, anche perché quando tratti con multinazionali o con questo genere di colossi che hanno delle problematiche, delle policy, del brand equity altissime. Cioè, devi stare attento a qualsiasi cosa, ogni parola che esatto, dice l'attore. Esatto. Poi. Quindi tu magari lo stesso video ti trovi a quotarlo la metà che piuttosto che a Disney. Perché? Cioè, perché Disney di più e ha Cippalippa di meno? Perché Cippalippa magari lo guarda, gli piace, gli dice guarda, magari fallo più blu quello, più giallo quell'altro, due modifiche e è finita. Una multinazionale ti fa fare un lavoro di 10 giorni, ma tu ti fa sudare fino alla sera, dalla mattina alla sera, per togliere e mettere più cose, quindi c'è una lavorazione. Quanto lavoro c'è dietro un video del genere? Allora,
Allora, diciamo che poi in realtà Disney proprio Disney come caso è andata tutta, cioè non ci sono stati particolari problemi, anche perché abbiamo discusso molto dell'idea prima e poi soprattutto perché sono immagini così conosciute che anche partendo da quello che è di uso comune, diciamo, hai un appoggio molto molto forte, quindi se descrivi in una sceneggiatura, in uno script, vabbè che poi le nostre sceneggiature script sono sempre molto molto semplici, e anche se lo descrivi, chi lo sta leggendo sa immediatamente che cosa stai dicendo, quindi non c'è bisogno di spiegare tantissimo. E in questo caso ci hanno cassato un paio di scene che erano molto divertenti, che probabilmente è giusto che non ci siano in questo video, ma che noi eventualmente sono come inediti. No. Esatto. No. Potremmo. Non so se hai detto le ultime cose, però poi le vedremo. Potrebbero uscire delle altre cose di questo tipo. E in realtà quanto lavoro c'è? C'è tutto questo tempo iniziale, quindi pre-produzione, poi fai queste call molto lunghe in cui parli con loro, che comunque è Disney, quindi hai sempre un minimo di preoccupazione per quello che vai a proporre, quello che non devi proporre. In realtà però sarà durato, sì, forse il tempo che dicevi tu, la parte di pre-produzione. Da parte mia un paio di mesi, okay. Da parte vostra? Da parte nostra questo video qui l'abbiamo girato in 2 giorni pieni. Ed è stata una c'è tutta una preparazione vostra. Sì, nel senso che abbiamo dovuto più che preparazione è stato difficile trovare i luoghi giusti in cui fare questa cosa. Scene, sì. Tant'è che questo è il primo video che abbiamo scelto di girare quasi interamente a Sala Consilina, che è un luogo magico, la nostra Hollywood, da cui vengono ormai 3/4 dei componenti di Casa Surace, perché i salesi sono così, tendono ad espandersi, no? Quindi all'inizio eravamo metà napoletani e metà salesi, poi lo portano dentro salesi, ma è giusto così. E questo video qui è stato possibile girarlo in questo modo anche perché avevamo un paese come Sala Consilina che ci ha supportato, cioè, per realizzarlo. Sì, molte comparse, avevamo a disposizione comunque un centro storico. La prima scena, se dovessi immaginarla di doverla ambientare a Napoli, sarebbe è complicato. Un disastro, ma in qualsiasi altra grande città. Poi è venuto bene, la ricostruzione. Sì, poi siamo appena al mercato, abbiamo uno scenografo che è fravega, diciamo, alla velocità della luce. Quindi tutto bene. È andata molto bene. Poi lì avevamo la possibilità, ecco, di avere un castello, ad esempio, una cosa semplicissima da ottenere. E abbiamo girato in 2 giorni, ovviamente a dei ritmi che non sono dei ritmi umani, però eravamo in una fase ancora di grande investimento personale, e con una troupe molto ridotta abbiamo speso un po' di soldi per i costumi, che erano una di quelle cose su cui puntare al 100%, altrimenti si vede immediatamente che viene fuori una cosa, diciamo, molto pezzotta. E quindi 2 giorni, poi i soliti 3-4 giorni tra montaggio, post produzione. Noi lavoriamo comunque molto in velocità. Quindi entro una settimana abbiamo questo video delle startup che stavamo drill. Potenzia. Dipende sempre dal budget. Almeno due mesi. Quella è la prima cosa, sì. Cioè un mese prima che riusciamo a metterci d'accordo e capire sul contratto, perché abbiamo un contratto standard che va firmato, va modificato, perché poi l'azienda ha delle esigenze, non le altre. Quindi c'è tutta una fase contrattuale, dura un mese. Poi dopo c'è da mettere in calendar il video o il prodotto che dobbiamo fare. Quello adesso come adesso è sempre abbastanza difficile, perché bisogna trovare il giusto giorno, il giusto periodo che va bene al cliente e che possiamo fare. Quindi non è così, sì, una passeggiatina. Forse complessivamente è anche difficile trovare appunto il momento giusto, sì, per pubblicare la cosa giusta. Certo. Tant'è che una cosa che volevo dire prima che facessimo vedere il video è che siamo partiti all'inizio
con l'idea di fare video virali, sperando che un giorno le aziende in qualche modo si accorgessero del nostro lavoro. Siamo stati fortunati perché questa cosa in realtà è successa immediatamente. Noi abbiamo cominciato a fare video in un momento in cui bisognava scegliere se continuare a pubblicarli su YouTube, come stavano facendo tutti quanti, o cominciare ad utilizzare anche Facebook, ad esempio, no? Abbiamo fatto una scelta, siamo andati più rapidamente grazie a questo, poi siamo ritornati a YouTube in un modo, come posso dire, lineare, perché YouTube è sappiamo che è un contenitore che funziona in un certo modo, quindi sappiamo anche che le persone che vengono a vedere i nostri video su YouTube sono un pubblico molto molto fedele, cioè sono le persone che ci vengono a cercare o seguire la pagina. E quindi abbiamo fatto questo percorso qui. E in realtà quel momento lì era un momento particolarmente favorevole, e quindi le aziende, io ricordo che siamo stati contattati immediatamente dopo quel video da 11 milioni di visualizzazioni da un'azienda che ci chiedeva: io sto leggendo che tutti vogliono pasti viral, mi spiegate che è sto viral? Cioè, quindi era proprio il momento giusto per fare questa cosa. Ora l'avevano illuminata questa cosa. Sì. Infatti era un'azienda energetica, tra l'altro, però non ci conoscevamo ancora. E poi, e quindi ragionavamo in questo modo qui, cioè ci aspettavamo che un giorno le aziende sarebbero arrivate da noi a dirci: fate questo video piuttosto che l'altro. Poi, lavorando, incontrando Luca, che è stata una persona di cui siamo fidati immediatamente, perché in un momento di grande crescita, lui è stato l'unico che invece di dirci: va ragazzi, grandissimi, state facendo benissimo, ci ha fatto una telefonata e ci ha detto: ma i vostri video sono carini. Ho visto di meglio magari. No, ha detto proprio: sono carini, certo, dovete migliorare. Noi che stavamo in un momento, capito, sai, di crescita, forti, siamo, cioè, vedi quei grafici, dicevo: cazzo, è perfetto, la nostra vita è risolta, che poi non è così mai. Però come dicevo, della startup, questo ci ha detto, telefonato, ci ha detto: ma i vostri video sono carini. Detto per Luca, hai detto proprio così. Sì, però non ho detto per Luca. Quindi sicuro però, non mi ricordo. Però sono l'unico che si ricorda il nome. Però devo dire che questa cosa, in realtà, visto che noi avevamo una profonda consapevolezza anche dei nostri limiti, cioè sapevamo che dovevamo lavorare per altri 10 anni per riuscire ad ottenere dei risultati concreti, ho detto: forse lui può essere una persona di cui fidarci, tanto vale andarci a parlare, visto che invece avevamo ricevuto una serie infinita di telefonate di persone che volevano rappresentarci, spiegarci come fare questo lavoro, e invece una persona che ci dice: vabbè, tutto sommato avete fatto un po' di milioni di visualizzazioni, però dovete fare qualcosa di concreto, ci è sembrata una giusta osservazione. E quindi, dopo un po' di chiacchierate con Luca, abbiamo cominciato a capire che forse dovevamo smettere di aspettare l'inbound, più che questo, soprattutto riguardo le idee. Cioè, invece che aspettare che qualcuno ci dicesse fate questo video, cominciare ad avere una serie di storytelling, di idee, e poi capire per quale brand probabilmente potessero essere giuste. Quindi ragionare un po' al contrario, no? Rispetto, certo, a quello che normalmente uno avrebbe pensato di fare. Quindi cominci a ragionare in un altro modo e dici: ok, c'è una serie di video che io avrei fatto a prescindere, e poi quando arriva il brand giusto glielo adesso poniamo. Non pubblicate più un video semplicemente per metterlo così, un video lo facciamo ancora perché è il modo per crescere in determinate situazioni, nel senso ci sono video brand che ti danno la possibilità. Il video perfetto è un video brand che ti fa crescere anche dal punto di vista artistico. Disney, così come altri esempi, ad esempio anche qualche esperimento sociale che abbiamo fatto, come quello per Team, ad esempio, sono cose che ti portano proprio avanti anni luce nel lavoro, perché è un brand content, quindi è un prodotto di quel tipo là, però è un prodotto artisticamente valido, che la gente riconosce come un prodotto artisticamente valido, esatto, al di là di ciò che c'è all'interno. Quindi queste cose qua ti fanno fare... Cioè, io penso che il vostro grande merito sta in questo, che non viene percepita come uno spot, come una pubblicità, ma viene concepito come un video di contenuti, che poi è in collaborazione con un brand. Quindi non parlo dal punto di vista del consumatore che guarda. Ho notato alcuni video di altri che un po' mi danno fastidio dal punto di vista consumatore.
sembrano troppo un commercial diretti rispetto a voi che mantenete la vostra linea della comicità dei vostri contenuti, e devi quasi notarlo, perché c'è, insomma, che mi piace. Quindi complimenti. Diciamo che una delle cose che proviamo a fare è riuscire ad avere dei rapporti con le aziende che ci contattano, in modo da essere in qualche modo collaboratori su quel prodotto, nel senso ci troviamo uno spazio all'interno di un'idea, lavoriamo assieme affinché più che magari il prodotto fisicamente, ma le idee, i valori del brand con cui lavoriamo siano espressi all'interno del video, quindi anche concettualmente, e in questo modo solitamente il risultato è spesso il risultato vincente. Sui video senza brand, paradossalmente quelli sono quasi sempre video brand, perché all'interno c'è il brand Casa Surace, nel senso in quei video invece in cui non ci sono altri prodotti. Ad esempio, prodotti, qui avete girato, sì, quello del lavoro a nord, sì, sì, con Reviso, giusto? Sì, Reviso, sì, con Tensister, sì, perfetto. Esatto, bisogna fare attenzione, cioè devi essere in target con quella società per percepirlo, perché io lo conosco e o utilizzo quello o altri sistemi, e quindi vado a percepirlo. Quello lì tu l'hai visto, sicuramente creato un effetto su di te, conoscendo comunque il software. Sì, è bella, mi ha fatto un rigore. Esatto. È elevato, questo qui sì, effettivamente, accidenti, ha fatto una roba particolare. Altrimenti, se sei una persona fuori target, per esempio, il video ti piace, te lo vedi perché ti fa vedere piacevole. Te lo vedi comunque. Quindi tu ti vedi il video, a livello mnemonico non te lo ricordi, ma nel giorno in cui tu servirà acquistare quel prodotto lì, non sei non sei un appassionato, quindi non sei uno che va a cercare esattamente quello che stai cercando, ok? Esatto. Cioè devi cercare qualcosa, come quando vado al supermercato, devo comprare il dentifricio. Se non sono uno proprio dotto in materia di dentifrici, vado là e scelgo quello che probabilmente mi ha bombardato di più. Voi, sì, non ve ne rendete conto, ma è così. Quindi quello che fa la pubblicità lato nostro si chiama proprio brand and content, perché fa brand awareness, quindi vuol dire che fa, diciamo, da peso al brand. Quindi nel momento in cui, ripeto, non avete una conoscenza specifica nell'acquisto di un prodotto, funziona quello più conosciuto, anche se è il peggiore, ok? Quindi in questo caso Reviso, per chi no, l'ha visto, l'ha rivisto magari il video, non gli rimane in memoria, ma se un giorno... Cioè noi lo utilizziamo in azienda, ma non ci facevo caso, guardando il video, ma noi lo utilizziamo. Okay. Adesso tu lo sai, lo conosci, adesso probabilmente lo potresti anche consigliare. Diventi in cassa di risonanza, perché ha, diciamo, ha rinforzato un po' di conoscenza che avevi di questo prodotto. Quindi adesso non è una non voglio fare una lezione di pubblicità, diciamo, pubblicità classica, perché questa è classica pubblicità, perché quella che vedete in televisione fa lo stesso effetto, non è cambia molto. Solamente in televisione ve la propinano. Potete cambiare canale, quindi ve la togliete dalle scatole, questa decidete di vederla. C'è un altro approccio percettivo, perché io sto guardando qualcosa che voglio vedere e quindi ha più effetto. Per esempio, io sono un lettore di Wired, tutta la pubblicità di quel cavolo di sito a me fa un effetto. O sono un appassionato di motociclette, quando leggo moto.it e poi la pubblicità diventa di conseguenza un contenuto, non una pubblicità. Se io sono un appassionato di Casa Surace e ne hanno tantissimi, probabilmente la pubblicità che trovo all'interno l'associ completamente a Casa Surace. Quindi stiamo molto attenti a trovare dei brand. Puoi essere considerato il carosello contemporaneo, perché poi per certi voi siete è la rappresentazione teatrale con l'improvvisazione, che non è una cosa fatta all'improvvisazione, è la sintesi di un lavoro
che viene sviluppato su un'idea e su un prodotto. Il carosello è stato il primo brand di Monte della storia. Allora, il carosello, non so chi si ricorda qui, il carosello, ma carosello c'era Alberto Sordi, Totò, che faceva uno degli sketch, cioè fior di attori, e non si vergognavano di fare la pubblicità di Eni o di... Scusa, abbiamo anche noi uno sponsor content, è arrivato il Pony di Pony U che sponsorizza il catering, quindi c'è stato un attimo in questo momento. Riguardo lo storytelling, sì. Tu sei poi l'anima che in qualche modo... Io te l'ho detto che sono prima. No! Poi lo ripeto a tutti. Però sei l'anima in maniera sempre quello che sia il sarto che decide poi lo stile dopo che aver ascoltato le richieste del cliente. E quindi in qualche modo i traghetti. Quanto loro poi vanno a braccio quando sono in ripresa? Perché poi tenerli secondo me è difficile. Allora, non li tengo, nel senso che non ho la velleità di diciamo di, come dire, di trattarli come se fossero dei motori o dei cavalli. È vero che quando li ho conosciuti gli ho detto che avevano i video carini, non l'ho fatto apposta, però in quel momento ritenevo che avevano dei video molto interessanti, perché avevano una qualità molto alta. Penso che se dicevi molto interessanti non ci saremmo mai incontrati. Hai detto carini, ci però, siamo fidati. Però dopo tre anni posso dire. È un maestro della comunicazione. Puoi dirci la verità. Erano molto interessanti perché avevano una qualità particolare, anche se c'era una macchina molto modesta, però avevano riuscito a fare una qualità del video che mi ha colpito. Scusa. Grazie Davide. Grazie Davide. Grazie. Ciao Davide, grazie. Grazie. E non ero uno qualsiasi in quel momento, io stavo studiando influencer marketing dal 2010, quindi cioè, loro li conoscevo come tanti altri, cioè li conoscevo, li ho visti come tanti altri, però mi sono sentito di sentirli. Perché secondo me, non so, c'era una vocina che mi diceva chiamali, non chiamati, e mi hanno anche risposto. E quindi ci siamo trovati. Essere disponibili poi aiuta nella vita, le occasioni nascono, il fatto che lasci agli altri l'opportunità di chiedi e ti sarà dato. Sì. Diciamo che quando arriva il brief di Luca, solitamente dopo seguono delle belle giornate di discussione. Al di là del lavoro che fa Luca, perché naturalmente poi devo dire che Luca entra poco proprio nella scrittura, cioè ci lascia lì lavorare anche tutti i giorni di cui abbiamo bisogno, quindi ci mettiamo in una bella stanza, in 3, in 4, in 5 a seconda delle situazioni e cominciamo a ragionare su quale l'idea migliore. Il nostro metodo è ancora quello più semplice, nel senso quando siamo d'accordo tutti procediamo, che è difficile, però è sempre stato il nostro metodo, nel senso che è proprio così. È vero, è il loro metodo. Cioè c'è un momento in cui siamo tutti quanti d'accordo sul fatto, magari qualcuno viene un po' meno sulle sue posizioni perché capisce che c'è un'idea migliore da un'altra parte, ed è sempre stato così. Cioè c'è quell'idea che arriva e tutti quanti non possono fare a meno di dire ok, magari ci si arriva costruendola, litigando, facendo le domande giuste, usando le parolacce giuste anche. Però quando tutti quanti sono d'accordo, ed è evidente quando è che siamo tutti d'accordo, si procede. Quindi io ora voglio farmi un po' i fatti di Casa Sorace, il revenue model di Casa Sorace, no? Di una factory. Cioè come fa soldi, come fa finta. Allora, io azienda ho un budget per la pubblicità e quindi voi fate un prezzo, proponete un prezzo per quella produzione, sì. E poi voi andate insomma a apprezzare la produzione e poi dopo quello che arriva da visualizzazioni eccetera è di Casa Sorace. Il prodotto rimane di Casa Sorace. Se viene pubblicato all'interno dei canali di Casa Sorace, è solo di Casa Sorace. Se il cliente acquista anche dei pezzi del video hero, come lo chiamiamo noi, il video principale, allora a quel punto cediamo
c'è Moscello, cediamo esatto dei diritti d'uso al cliente. Questo è capitato molto spesso, anche perché ultimamente stiamo uscendo con delle quotazioni che scelte, cioè sono delle quotazioni alte in confronto a quello in cui siamo usciti un anno fa, molto alte, quindi diciamo, molto alte in confronto a come uscivamo un anno fa, però sono estremamente più basse di quello che effettivamente, se qualcuno vuole fare una campagna pubblicitaria in un momento prime time in televisione, che potrebbe essere dalle 7 alle 8 di sera su un Italia 1 quando ci sono le Iene, per esempio, dove vai a raccogliere sicuramente uno share di 4 milioni di, più o meno, 3,5, 4 milioni, dipende poi dai temi che usano le Iene, ti costa circa 80.000 euro per il posizionamento dello spot. Fai lo spot, ti costa dalle 15.000 euro se lo fai fare da signor nessuno, tipo noi, o dai 150.000 euro dalla Filmaster. Quindi, beh, 80.000 euro posizionamento per una posizionamento serata. Della serata, sì. E più un altro, buttiamo 70.000, 150.000 euro per arrivare forti, proprio forti su con dei numeri da mainstream come noi. Adesso io mi sto chiedendo, ma perché non ci mettiamo a fare un po' di spot in TV? Beh, è messa così, mi sembra. No, va, sì. Va, nel senso che è un'antica cosa, perché noi non chiediamo, non riusciamo a raggiungere queste cifre, assolutamente, però raggiungiamo più o meno lo stesso pubblico, Poi un pubblico, come dicevo prima, dove vuole vedere il video, quindi ha una concentrazione sul video diversa da quello che si imbatte mentre sta guardando il suo programma preferito. Sì, diciamo che una delle nostre forze è in qualche modo aver tenuto... Cioè c'è un gruppo all'interno che lavora ancora su tutti i video, anche in maniera tecnica. Naturalmente abbiamo cominciato a creare delle altre troupe, però insomma molto del lavoro che viene fatto a casa Surace viene fatto ancora dentro casa Surace, nel senso rimaniamo ancora un po' quell'approccio appunto del gruppo che continua a fare video e si diverte, nel senso che io non riesco ad immaginare di dare magari un lavoro così divertente, ad esempio come Disney, ad una produzione totalmente esterna, cioè non è una cosa che ancora riusciamo a... magari un giorno arriveranno cose più grandi, più divertenti, e quando ci saremmo annoiati, ma non penso che ci annoieremo facilmente, magari, quindi così. Sì, vabbè, il percorso è ancora lunghissimo, adesso stiamo facendo questo, vabbè, ci piace. Cioè, proprio l'anno scorso l'advertising digital ha superato l'advertising in TV, no, nel 2017, ma ora abbiamo un fatturato di oltre 200 miliardi di dollari per quanto riguarda la pubblicità digitale, ovviamente Facebook e Google Ads per fanno da padrone, esatto. Però la TV continua a crescere perché c'è ancora gente che investe, tipo la TV cresce con l'1,5% l'anno, mentre... Questo dato non lo conosco, però lo dici ci credo. Sì. E invece ovviamente il digital cresce al 13-15%. Cresce, allora se cresce, chi investe ancora in televisione, è quel marketing che non osa, che non è illuminato e non osa, perché purtroppo chi si trova nel reparto marketing ha la poltrona che scotta, quindi ogni anno devi stare attento a quello che fai, a quello che spendi, alle responsabilità che ti prendi nel posizionare il budget in posti nuovi. Anche chi ha investito con noi rischiava in quel momento, perché comunque ha osato in quell'anno, ha osato e gli è andata benissimo, perché comunque Disney, per esempio, per ritornare a questo quesistro di successo, ci ha messo in tutte le sale cinematografiche, cioè ha messo questo video ovunque. L'ha mandato anche sulla pagina americana. Sì. Anche ecco perché sottotitoli. Quindi sì, è stato anche, così ci hanno detto, un incasso molto alto al sud.
del film. Sì. Però questo ce l'hanno detto loro e se ce l'hanno detto ci credo, anche perché adesso non avrebbero motivo per dire no, esatto, no, proprio loro no. Esatto. Adesso ci hanno commissionato anche per il film di Natale, quindi stiamo lavorando, speriamo che riusciamo a portare a termine anche questo, che poi non si sa, cioè, ci hanno commissionato, gli dovevamo tirare fuori un'idea dignitosa, se gli piacerà lo faremo, se non gli piacerà lo faremo. Un altro film di Natale, non il nostro. No, no, questo un altro, un film di Natale, non, cioè non facciamo il film di Natale, pubblicizziamo il film di Natale. Spegnite mai, avete, no, 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 avete lanciato l'idea questa che Laurentiis richiama. Sono stati tutti fallimenti i film di tutti. No, non c'è, sì. Non c'è pericolo per il momento. Sì, anche se... Mi chiama Adesso vorrebbe farlo. No, no, adesso che ci sono un sacco di cose che vogliamo fare, quindi perché no, con l'idea giusta. Certo, adesso abbiamo proprio al pubblico, quindi abbiamo 10 minuti e un quarto d'ora delle domande dal pubblico, prego. Voi avete sempre salientemente giocati sulla contrapposizione nord-sud, no? Che è un po' il vostro fil rouge, che, un po', che poi si declina nel cibo, si declina in tutto, nelle vacanze, eccetera. Non avete timore che questo filone si esaurisca? Già esaurito. Cioè, quindi vi dire, cioè, il discorso qual è? Cioè, siete in una fase di rinnovamento per cambiare? Allora, noi abbiamo fatto, secondo me, siamo passati da questa contrapposizione tra nord e sud, in realtà a parlare del sud. Poi siamo passati, quindi già quella cosa lì del nord contro sud l'abbiamo piano piano molto molto mitigata. Nel senso, adesso è molto più probabile trovare all'interno dei nostri video un personaggio del nord che è al sud a fare delle cose piuttosto che a mettere in contrapposizione nord e sud. Naturalmente poi quella contrapposizione c'è. Cioè, sempre, magari diventa una battuta, certo, piuttosto che il centro del discorso. E che si esaurisca mi sembra difficile, cioè mi sembra anche che il momento sia uno di quei momenti in cui il discorso si esaurirà nel momento in cui non ce lo chiederanno più, no, ancora ce lo stanno chiedendo, però noi spesso gli spostiamo l'attenzione da altre parti, questo te lo posso assicurare, esatto, perché diciamo anche noi non, cioè, ci ha stancato. Nord contro sud non è più una cosa, cioè quando immaginiamo di scrivere un video non è già più quello l'ambiente, cioè l'ambiente è provare a raccontare un mondo che comunque viviamo, che è quello del sud, che continua a darci degli spunti interessanti per fare delle cose e che spesso prende delle derive diverse da quelle che utilizzavamo all'inizio, quindi adesso utilizziamo magari molto più personaggi del sud, quindi inseriamo ormai nonne, nonni, vecchi di paese che sono sempre come ti posso dire reali, cioè la nonna dei nostri video è la nonna di Beppe, il nostro scenografo, il nonno dei nostri video è il nonno di uno dei nostri collaboratori più stretti, quindi questa cosa qui in realtà a noi piace tantissimo, cioè l'idea di poter mettere in un video per Star Wars degli anziani che giocano a carte, dietro c'è C1PO, cioè per me quello è il divertimento più grande a cui possiamo aspirare per continuare a fare quello che ci piace. È proprio questa la differenza fra loro e chi fa altro, perché ci sono altri gruppi come loro, bravissimi secondo me, che fanno un'ottima comunicazione, raccontano delle ottime storie, ma storie totalmente diverse dalla loro. Io la prima volta che l'ho visti effettivamente mi riconoscevo, perché sono molto più vecchio di loro, riconoscevo la mia infanzia quando andavo in paese a trovare i miei parenti e ritrovavo quelle cose che facevano vedere loro e le ritrovo ancora tuttora. Quindi loro raccontano la tradizione italiana delle province, quindi l'italiano classico, proprio quello vero. Questo è vero in parte, perché no, anche del centro, anche del nord del paese fanno le stesse cose che fanno quelli del sud, assolutamente, wow, nei paesi però. Una delle cose che ci piace di più di questo di questi temi qui, perché in realtà i paesi italiani sono tutti quanti molto simili, nel senso quando vai in alcuni posti nel profondo nord
la provincia, la provincia. Non è la provincia, è proprio il paese, ma quella provincia in realtà forse è anche un'altra cosa, nel senso è quello che è vicino alla città. Io sto parlando proprio del paese, cioè sto parlando proprio di quei posti dove effettivamente ci sono delle tradizioni poi comuni davvero a tutta l'Italia, cioè gli anziani stanno pure a giocare a carte, sia in Veneto, dove non hanno i telecinema, dove non hanno niente, guardano i video su YouTube. Quindi è questo quello che ci piace molto. In realtà sì, utilizziamo spesso la parola sud, però il centro è molto quello del paese interiore, tradizione, no? Cioè quella cosa che tu ti porti dietro da piccolo, magari sei cresciuto appunto in una situazione in cui le cose le senti ancora come più genuine, e sì, questo ci piace raccontare. Ma è la vostra chiave, insomma, quella di innovare la tradizione italiana. Sì, cioè di riraccontarla, farla riaffiorare, togliendo lo stile dei giovani da adesso che magari fanno altre cose, e perché ci sono tantissimi giovani come loro che invece gli piace mangiare bene, andare a trovare i parenti anziani, fare le cose che si facevano una volta, di giocare a carte, mangiare pane e prosciutto mentre giochi a carte, questa roba, questa roba qua. Quindi ritirare fuori, quindi noi raccontiamo questo, siamo questo, basta, non vogliamo essere altro. E lo facciamo solo noi, quindi è perfetto. Noi abbiamo il nostro spazio, gli altri hanno il loro, noi continueremo a raccontare queste cose, ce ne sono tantissime storie che riguardano un po', insomma, la tradizione italiana. Quindi secondo me ce n'è ancora roba da fare in tanti modi, non è detto che lo faremo solamente attraverso Facebook o YouTube, quindi vediamo quando sì, sarà anche, il momento. Anche perché spesso si tratta, cioè se tu hai una chiave di lettura, in realtà io penso ad esempio ad alcuni video non brand che abbiamo fatto, come quelli sulle canzoni sia a Natale che per l'estate, che partono comunque dal nostro mondo, però utilizzano comunque un argomento che è molto molto trasversale. Quindi in realtà se hai una cifra stilistica, se vogliamo definirla così, in realtà i prossimi trend probabilmente li prenderai ugualmente, e quindi magari sì, l'argomento può essere un argomento che se parla, tratta sempre delle stesse cose, ad un certo punto stacca, però è vero anche che l'anno prossimo magari il trend non sarà la cucina, magari, non lo so, la butto lì, saranno i motori, e potrai trattarlo allo stesso modo, cioè, con la stessa cifra stilistica, perché tanto la gente comunque sarà interessata a sapere di quella roba lì. Sì, ma le aziende saranno interessate a comunicare a questo tipo di persone, che gli piace questo tipo di stile di vita, che è diverso da altri. I vostri follower, fan, come volete chiamare, come sono distribuiti? Sono i commenti distribuiti sul territorio nazionale o ci sono delle forti predominanze centro-sud? Prima città è Roma, seconda Milano, terza Napoli. Forse Milano è un po' più adesso forte di Milano, no, perché Napoletano è stata Roma, perché è piena di gente del sud che è andata a studiare. Sì, certo, però mi dicevi fuorisede, no? Però anche Puglia, naturalmente ci sono dei bacini in cui semplicemente ci sono più persone, certo. Quindi è chiaro che Milano raccoglie più utenti di Bari, certo, dove però ad esempio ti posso dire che a Bari abbiamo avuto la prima vera esperienza 2 anni e mezzo fa di notorietà, nel senso noi siamo arrivati in una città. Siamo partiti da Napoli, in cui effettivamente un po' di persone ci conoscevano, siamo arrivati a Bari e ti rendi conto che ci sono dei luoghi in cui sei molto più radicato, anche se Napoli è la tua città, anche perché noi siamo partiti naturalmente parlando di altri posti. Avevamo fortunatamente una casa che adesso è diventato un ufficio, cioè Beppe mi ha dato sapere che si hanno mutato i mobili, penso che ci siamo ormai. Dove, in Puglia? No, qui a Napoli. E quindi avevamo questa casa che era molto in stile milanese, perché ci abitavano 2 milanesi, quindi quella era Milano. Cioè, la gente lo vedeva e diceva: cazzo, questa veramente è Milano. Nessuno poteva crederci che effettivamente era una casa napoletana, ma era una casa napoletana. Quindi all'inizio si è creato anche un po' di disordine, perché non si capiva dove siete pugliesi, state a Milano, ma come cavacchiappamo a Napoli? Cioè cose sì, erano convinti che stavamo a Milano.
erano convinti proprio che stavamo a Milano, sì. E quindi Riccardo era milanese. Riccardo dove? Di là. Napoli. Riccardo di Napoli, cioè quello che parla milanese. Sì, sì. Domanda tecnica. Tu sei il tipico laureato al quale le persone direbbero, essendo laureato in una materia letteraria, tu non troveresti lavoro. Ma siamo passati alle domande personali. Eh no, è carina questa cosa che, perché dal mio punto di vista, secondo me, se fai una cosa che ti piace, e tra parentesi la letteratura apre il cervello a 360 gradi, forse puoi fare i mestieri del domani. Quanto ti è servito aver fatto la laurea che hai fatto tu nell'aprirti una discussione completamente folle come non, questa? Non ne ho proprio idea, non ne ho proprio, no, nel senso... Nel senso del creare no. Questo idea, perché tu sei il tipico che doveva andare però a fare disoccupato. Però ti posso dire invece che secondo me più che questo sono le persone che ho incontrato dopo, nel senso, probabilmente lì ho avuto anche il mio modo, diciamo, di crescere in qualche modo, di poter leggere molte cose interessanti. Però devo dire che la seconda fase, cioè quella in cui una volta laureato, sì, ho cominciato a lavorare, poi successivamente ho incontrato gli altri con cui facciamo questa cosa, è stata una fase in cui probabilmente ho riattivato tutte le cose precedenti. Nel senso, più che quello che ho utilizzato è stato l'incontro con le persone giuste, spesso nella mia vita in quella fase è particolarmente giusta, nel senso che Daniele Carbonara, noi lo raccontiamo sempre perché è una storia di, non lo so se di successo, lui faceva l'ingegnere, cioè lavorava proprio da ingegnere, ha lasciato, che io vabbè, io sono laureato in filologia, dice cioè è facile a lasciare a filologia per fare questa cosa qua, ma un ingegnere magari dice, cioè ci pensi un attimo perché hai un lavoro vero e quindi ci pensi un attimo, però anche lui, trascinato dalle persone giuste, ha detto vabbè quasi quasi ci provo a fare sta cosa, quindi secondo me abbiamo avuto la fortuna di incontrarci in tanti con esperienze differenti, quindi chi aveva magari una mentalità più organizzativa, chi magari un po' più artistica, chi metà e metà, e ci ha riattivato tutte quelle cose precedenti. Cioè io sono convinto che Daniele, che è uno dei produttori e organizzatori migliori che conosca, sicuramente ha avuto, diciamo, la possibilità di mettere in pratica tutto quello che aveva studiato in ingegneria, però in questa nuova cosa qui. Quindi probabilmente vale per qualsiasi per qualsiasi facoltà. Io sono convinta, nel senso che se fai quello che ti piace, poi prima o poi trovi la tua strada, perché è il desiderio che ti accompagna. Però serve fare quello nel passato per acquisire informazioni che ti piacciono, se no, la fai. Devi essere anche fortunato per fare le cose che ti piacciono, nel senso che devi avere la possibilità di avere persone a fianco che ti dicono continua. Noi fortunatamente forse ce l'abbiamo avuta questa possibilità. Vabbè, avete cercato una telefonata importante, altri avrebbero detto noi siamo troppo importanti. Quando questo uno ti criticava e ti diceva questo video è carino. Tra l'altro Luca è l'unico a cui permettiamo di dire che i nostri video sono carini, perché in solito faccio incazziare. No, comunque sì, sono d'accordo, nel senso, però anche la cosa che dicevo prima, nel senso che la cosa che raccontavo prima del fatto che un progetto va avanti quando siamo tutti d'accordo, cioè una cosa che secondo me in qualche modo ci contraddistingue, nel senso che non si è mai veramente creata una sola linea, non si è mai veramente creata una sola visione delle cose, e questo succede soltanto quando trovi il gruppo di persone giusto. Cioè per me, io non riesco a vedere un'altra cosa, compagine, sì, non riesco ad immaginare un percorso diverso da quello che abbiamo fatto. Cioè probabilmente se mancavano due componenti su cinque quando siamo partiti, la cosa non nasceva proprio. Tutto qua. Qualcun altro? Dove pensi di porterà questo discorso? Dopo all'inizio hai parlato, ti sei presentato tu come artista, quindi come artisti. Questa cosa la vedi come un passaggio per arrivare a qualcosa di diverso, rimani. Ma io penso che naturalmente Casa Surace sta prendendo per tutti gli appartenenti a Casa Surace delle direzioni non precise, ma in qualche modo che hanno già una più o meno una visione del futuro, nel senso noi continuiamo a fare queste cose qui, naturalmente è arrivato il momento di capire Casa Surace che cosa può essere fra qualche anno, e i video ci piace fare video, naturalmente l'idea che Casa Surace possa diventare qualcosa di più grande non ti so dire neanche che cosa, perché non è, fortunatamente su questa cosa qui non ci sono tantissime altre esperienze. Cioè noi siamo un gruppo che parte dal web
e vediamo tanti che sono partiti dal web provare a fare altre cose dal punto di vista sempre artistico, quindi magari fanno degli altri prodotti. La nostra idea da società è ovviamente crescere anche in altre direzioni. Al momento non ti so di quale sono queste direzioni, perché è tutto da costruire, nel senso abbiamo buttato un po' di ami, capiamo che cosa. Sì, no, già stanno intraprendendo 2-3 strade, non le vuole dire, ma neanche io le dirò. Certo, tu sei l'anima pragmatica, Ma sì, bisogna già. Diciamolo che stiamo intraprendendo, cioè lo sanno dove vogliono arrivare, che ognuno ha un obiettivo, no? Sono in 3 o 4 anime del gruppo. È chiaro che sono i nuovi cantastorie, cioè una volta c'erano i cantastorie, andavano col flauto in giro per le campagne, adesso ci sono le varie piattaforme gratuite per poter raccontare quello che tu senti dentro e hai un pubblico gratuito che raggiungi senza che nessuno ti devi prostituire per poterlo raggiungere, e questa cosa qui ti permette di esprimerti. Loro si sono espressi, hanno trovato Babbo Natale che l'ha aiutati fino adesso, aiutati nel senso che ha monetizzato quello che potevano monetizzare per poi continuare a fare quello che gli piace fare. Però adesso sta diventando un po' un'azienda, come dovrebbe essere, quindi devono diventare un'azienda, devono strutturarsi, ognuno deve continuare a fare quello che si sente di fare all'interno di questa azienda, continuano a fare le stesse cose, perché comunque sanno fare benissimo, riescono a tirare fuori con il loro stile delle bellissime idee ancora, quindi non vedo criticità da questo punto di vista. Si sta monetizzando ancora allo stesso modo, personalmente sto studiando altre formule di monetizzazione di questo tipo di arte, chiamiamola così, e sempre se ci riesco, perché ogni volta che mi ci metto poi devo portare avanti, diciamo, della quotidianità, perché il lato mio sto da solo, perché il lavoro che faccio io è veramente quello più brutto in realtà, perché preferirei stare con loro a trovare idee, ma non ho le stesse qualità, le stesse capacità, quindi faccio questo. Sto pensando, non mi dispiace, lo so fare, quindi approfittiamo. E quindi ecco, insomma. Però i prodotti ci piacciono tutti, cioè, sì. Ci piace la musica, ci piace il cinema, ci piacciono i libri, cioè ci piace tutto. E questo è uno dei nostri problemi, nel senso che dovremmo essere 250 per fare tutte le cose che vogliamo fare. Ma può succedere questo, un po' Fandango ha iniziato un po' nello stesso modo, solo che al tempo c'erano i festival dove si facevano vedere, adesso non è più necessario fare il festival, il cortometraggio, questa. Basta il fan video, lo metti su una piattaforma, quella giusta, sai, diciamo, trovare le persone giuste e magari si diventa virale. Loro ci sono riusciti in modo organico, quindi hanno avuto successo proprio senza la spinta di nessuno, in realtà. Perché sì, c'è stato, hanno rubato il video, l'hanno messo su quella piattaforma, ma cioè, è piaciuto a tutti. Come per le prime volte ce li rubavano tutti i video. Cioè, Repubblica, Quotidiano, Fatto Quotidiano, cioè tutte le varie. Poi quando si sono accorti che mettevamo dentro la pubblicità, che non se ne erano accorti, poi hanno smesso di metterli, cioè di prenderli, perché proprio li prendevano e se li mettevano sulla loro piattaforma, e quindi non è che ce li condividevano, mettevano la loro piattaforma e ci mettevano la loro pubblicità sopra. Capito? Quindi è voglia di dirgli, signori. Poi sono anche quei casi in cui secondo me continuano a farlo perché il video è particolarmente. Sì, sì, ancora lo continuano a fare. Però per esempio Repubblica ha fatto Mia Colpa e per il ventennio ci ha commissionato un video. L'anno scorso, mi sembra. 2016. Ci ha commissionato un video e abbiamo fatto un video molto bello, tra l'altro, che hanno loro dentro la loro piattaforma. Quindi se lo volete andare a vedere, però sta sulla loro piattaforma. Qualcun altro?
Io sono curioso di sapere se conoscete Jagan anche personalmente, se hanno usato il loro lavoro, perché avete preso sotto i 2 milioni di follower, ma anche 3 volte le loro interazioni, e se come loro avete l'obiettivo, cosa che state dicendo un pochino prima, del cinema, che è un po' come sogno di gatti. Allora, è inutile che ridete, tanta domanda dopo è già che lo ce la fanno sempre, quindi no, sto scherzando. No, sto scherzando. No, li conosciamo, siamo anche in buoni rapporti, nel senso che... Sì, no, ci conosciamo. Ognuno di noi conosce qualcuno dei Jagal, quindi non abbiamo mai collaborato per ovvie ragioni. Però sogniamo in qualche modo anche una possibile interazione. Prima o poi succederà. Secondo me non è vero che lo sogniamo, però sogniamo, no, il termine è sbagliato, però ci piacerebbe comunque riuscire a fare qualcosa insieme, ci conosciamo, proprio per la questione del film siamo stati molto in contatto, quindi ci hanno invitato alla prima e tutto il resto, siamo... Vabbè, la domanda è la seconda, diciamo, perché avete tutte queste interazioni, questo è molto... gli stessi... Questo non te lo so dire, cioè nel senso non abbiamo fatto caso al dato, perché in realtà semplicemente non andiamo molto, so che l'analisi dei competitor è una cosa che andrebbe fatta tutti i giorni, però no. Non abbiamo una grande attenzione forse per questo dato. Come gestite i vostri follower e i vostri fan, con persone dedicate che fanno lì e fanno... comment marketing, vi dividete sempre le stesse cinque. No, in realtà c'è stato, all'inizio era molto più facile naturalmente, adesso ci perdiamo un po' di messaggi, però rispondiamo a tutti e siamo sempre noi a rispondere, però rispondiamo a tantissimo, nel senso abbiamo un gruppo chiuso che aiuta molto in questa cosa qui e no, rispondiamo a tante persone su Instagram, tante. Poi qualcuno ce la perdiamo, ovviamente, a qualcuno mandiamo un cuoricino. Stimoli dal pubblico da viene? Tantissimi. Tantissime foto. Io più per quello che mi ero accorto di loro che del video. Cioè, ero andato a scoprire i commenti. A scorrere i commenti. Dove non era il commento, che bello, bravi. No, c'era proprio, anch'io l'ho fatto questo, lo sai che ho fatto? E raccontava l'analogia allo scena che hanno visto. Io ti rispondo in modo diverso da lui perché viviamo in due emisferi diversi, in Umbria e lui in Campania. Io vivo da solo e loro vivono in gruppo. E ci sentiamo solamente quando non serve. Più. Poco, molto poco. Dopo tre anni già siamo... Secondo me le interazioni sono dovute proprio dalla spontaneità e dalla trasparenza in cui noi trattiamo gli argomenti pubblicitari all'interno della pagina. Li trattiamo sempre, come dicevi te, è moderato, cioè non dà fastidio. Tutto il resto li tratto in modo diverso. Già che loro sono amici, io li ho rappresentati fino al 2015, quindi io lavoravo per loro fino al 2015, lavoravamo in concessione fanpage fino al 2015, quindi anche Jagal. Quindi io li ho introdotti nel mercato per quel periodo lì. Poi dopo chiaramente sono diventati talmente grandi, o c'era una fusione, o avveniva una fusione con la casa editrice dove sono e Show People, ma stiamo parlando di due personaggi, due eghi, cioè un ego e l'altro ego che non potevano associarsi. E quindi ci siamo semplicemente allontanati e lui si è costruito la concessionaria, quindi ognuno è andato per la stessa. Stai dicendo che abbiamo l'ego piccolo? No, sto parlando di... sto parlando di Show People. Non parlo male perché mi trovo così. Certo, sono dei molto numeri bravi. Impressionanti, no, guardavo l'ultimo video. 6.769 commenti ora su quasi 78.000 mi piace. Cioè siete.
cosa di inverosimile. Allora, devo dire che le interazioni sono sempre state una parte forte. Cioè, non conosco il confronto perché non ti so dire il confronto quanto pende da una parte o dall'altra, però ti posso dire che il nostro pubblico è un pubblico molto molto reattivo, cioè anche a dire mandateci le foto delle nonne è una cosa che noi non possiamo scrivere perché quello che ci è arrivato in posta è allucinante, cioè quando facciamo qualche call to action quando facciamo qualche call to action arrivano cose molto quando avete fatto la cattiveria io sono vegetariana, della vegana, ma nonna sono vegana, ma è stato fantastico. Sì, vabbè, quello infatti è stato meraviglioso perché ci siamo sentiti tutto della serie con le cattiverie di questi parenti che ti vedevano sconvolta. Cioè tu vai a Natale, ti posso dire che io dal 92 sono vegetariana, quindi ormai dovrebbe essere consolidato. Sei sempre una che dici, ma perché hai fatto questa scelta? Che malattia c'hai? Che la nonna ti permette comunque di parlare delle cose in questo modo qua, sempre un po' no, con candore, altrimenti è impossibile scherzare sull'argomento. E... No, per il film, per risponderti, ci piacciono tutti i prodotti, quindi magari io ricordo sempre quando Andrea... Quando andammo a Riccione presentammo, non abbiamo fatto un film, ma abbiamo lavorato tanto con la distribuzione, tanto. Sì, abbiamo fatto quel video del cinema, il film al sud. L'abbiamo fatto regalandolo al cinema italiano per spingere così al fatto di andare al cinema. Ci hanno invitato alla giornata professionale del cinema che di solito sia a Sorrento che a Riccione, quindi ci hanno qualche modo. Bravo, di sapere. Sì. E quindi lì sentivamo parlare tutti quanti questa situazione del cinema italiano, tant'è che Andrea è salito sul palco con le prime tre parole che dice, giustamente, abbiamo capito che la situazione è nera, cioè saliamo un po' palco a fare due battute, ma di cinema non ne parlavamo proprio. No, a parte gli scherzi, è chiaro che è un momento strano per i film. E tutti quelli che vengono più o meno dal nostro mondo hanno avuto risultati vari, non c'è stato nessun risultato positivo, però è anche questo un paese in cui sì, ma non è demerito solo loro, è proprio il cinema. No, certo, non ci sono stati risultati positivi perché secondo me potesse fare una serie TV a suo punto. No, io farei una serie. Cioè, secondo me loro su Netflix tutti 15 minuti, 18 minuti, case di vita reali. In realtà, sì, ma per una serie TV cioè 5 mesi, 6 mesi. Devi. Meglio farne. No, devi spendere quei mesi per farla. E devi fermarti. Perché siamo. Questi siamo. No, ma infatti secondo me poi l'idea alla base è quando siamo tutti d'accordo a fare il film, facciamo il film. Altrimenti. Sta là. Allora io passerei un attimo a chiudere questa chiacchierata. La chiudiamo. Oh, a meno che qualcuno voglia fare proprio l'ultimissima domanda. Va bene. Allora chiuderei con... vi faccio vedere un video che non è di Casa Surace purtroppo, ma è di Campus Party, che è questa community internazionale. Si tiene un evento a Milano a luglio. Noi faremo parte, non ci sarò io che sarò impegnato fuori, ci sarà Andrea Parriale con un ospite, quindi ci sarà anche lì un talk e l'ingresso è gratuito tramite questo link che vedrete nel video. Everyone out here, all these developers trying to learn the skills, they're the heroes of my life. What's the future of learning? Well, part of the answer is whatever those kids in the Campus Party want to do, that's the future of the internet. Welcome to the next Campus Party. This event is the most important event of the whole Spanish presidency. Thank you.
sono il 18, 19, 20, 20 luglio, giusto? Io in questo momento non lo so, so solo che tutti quelli che hanno scaricato il biglietto di oggi hanno l'accesso gratuito al parco. Ah, che bello! Ma quel video di cavallo. E quindi dicevamo che manderemo un'email con i media partner di oggi che hanno messo a disposizione Campus Party l'ingresso gratuito a questi 3 giorni o addirittura 5 giorni di innovazione. 5 giorni di innovazione e invece il 30% di sconto per il Mashable Social Media Day. Io adesso direi di passare alle cose che contano, no? Che Casa Surace di questo se ne intende. Che dire? E passerei a 2 pizze fritte a sto punto. Il vino c'è, le pizze fritte pure, i taralli ce li abbiamo, quindi enjoy.